Buonasera. Buonasera per questo breve video che mi è venuto l'impulso di fare. Nel quale andremo a guardare come sta la persona di nostro interesse, lui, lei, ognuno ha una persona di interesse. Potrebbe anche essere non il nostro innamorato. Potrebbe anche essere una sorella, un fratello, un amico, un genitore, una persona di nostro interesse. Come sta? Si nota dal fatto che ho preso le carte d'impulso che sono senza anelli. Quindi capirete quanto di impulso ho sentito di prendere queste carte. Significa che qualcuno deve sapere come sta l'altra persona stasera. Ok, andiamo a fare questo interattivo molto veloce, ripeto. Userò soltanto la carta. Se poi dovesse avere bisogno di altre spiegazioni, ne metterò altre, userò un altro mazzo, però questo è un mazzo particolare che sento molto 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 mio, ma proprio molto. E quindi andrò a usare questo nuovo mazzo. I tarocchi degli sciamani. Incredibilmente come risuona questo mazzo è pazzesco. Allora, cominciamo. Chiacchierata di rito. Sono stese interattive, possono calzare su tutti. Sono carte, sono intrattenimento. Mi raccomando, non fondate mai le vostre decisioni nella vostra vita su quelle che sono nelle stesse interattive e nei consulti. E qui possono arrivarmi tutti i dislike del mondo, ma è una cosa a cui credo. E dopodiché ricordatevi che queste stese non hanno tempo, nel senso che potete averle fra un giorno, una settimana, un mese, 6 mesi, un anno. Saranno sempre valide a partire dal momento in cui le andrete a prendere visione. Prima stesa l'ametista, seconda stesa il quarzo citrino, la terza stesa la giada. Metto più vicino. Come sta questa persona di nostro interesse in questo momento? Non andiamo a vedere se siamo in contatto, se non siamo in contatto, se abbiamo litigato, se non abbiamo litigato. Non ci interessa in questo momento, vi ho detto il video è breve, ma ho la percezione chiara, netta, mi sono proprio alzata dal lavoro che stavo facendo proprio per venire a fare questo interattivo, la percezione chiara e netta che qualcuno ha bisogno di sapere come sta una persona. Quindi, ok, andiamo a vedere come sta questa persona. Stesa numero 1, stesa numero 2, stesa numero 3. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è assolutamente gratuita, che se attivate la campanella sarete sempre avvisati dei prossimi video, più o meno in tempo, perché a volte ci sta anche 24-48 ore per avvisarvi dei video, ma insomma sarete avvisati. Quindi questa è una cosa che mi fa ridere. Vi ricordo, vi ringrazio per tutti i commenti, ormai come se fossimo una grande famiglia, questa è una cosa bellissima. Ringrazio tutti quelli che mi hanno chiamato per le notizie sugli abbonamenti. Trovate ormai tutto aggiornato su YouTube, quindi non c'è nessun tipo di problema. Ma vi ricordo in ogni caso che l'iscrizione è gratuita, quindi avrete, cioè, questi video sono fruibili a tutti in maniera assolutamente gratuita. Ok, cominciamo. Stesa numero 1, come sta?
Questa persona in questo momento non ha più voglia di comunicare, ma il motivo è presto detto. Ha la sensazione di trovarsi in una situazione senza via d'uscita, in una situazione in cui, guardate, il serpente si mangia la coda. Molto molto chiara questa. Però è anche vero che questa è anche la carta dell'accordo, questa è la carta del mondo, ma del mondo come accordo iniziale. Qui dovremmo andare a fare un discorso molto particolare. Qui c'è proprio l'accordo in quanto realizzazione cosmica, in quanto completezza. Qui si è completato un ciclo. Guardate, questo serpente si morde la coda. In ogni caso è un ciclo che è finito, che si è completato. Non c'è nessun altro modo di agire, non si può muovere altrimenti. Questa c'è sicuramente in questo caso la voglia di un nuovo inizio. Quindi questa persona come sta? Ha chiuso un ciclo. Forse anche per qualcuno ha chiuso le comunicazioni, ma non è detto. Ha in ogni caso chiuso un ciclo. Quando si chiude un ciclo, un altro se ne apre, ricordiamoci. Come sta questa persona? Questa carta è bellissima, proprio bellissima, bellissima. Questa è una persona, guardate, molto concentrata sul cuore, ha delle energie molto forti in quello che è il chakra del cuore. Molto, molto forti. Fantastica questa carta. Guardate la faccia di questa donna. O dico di questo uomo, perché poi alla fine non si capisce mai che tipo di energia è, se è femminile o maschile. Questa è anche qui. Anche qui c'è tanto, guardate, c'è un cerchio, il cerchio è sempre il segno del collegamento. Qui c'è tanto radicamento a terra, c'è tanto dare, ma proprio dare, eh. Qui con la capacità di amore, guardate, con la capacità di amare. Questa pianta nasce. Questa persona come sta? Questa persona ha chiuso un ciclo e sa di essere all'inizio e vuole cominciare da capo, sa di essere all'inizio di un altro ciclo. Tra l'altro è particolarmente innamorata, o almeno ha una grande capacità di amare. Sente molto il contatto con la terra. La terra gli sprigiona dentro, o le sprigiona dentro, un gran senso di completezza. Guardate il cerchio, un gran senso anche di rinascita o di nascita. Ma quello che è bellissimo in questa figura è la capacità con le proprie mani, perché dentro di noi abbiamo la capacità di guarigione, di autoguarigione, con le proprie mani. Qua c'è una grande, e quindi attraverso le mani, emanando il nostro amore, qua c'è una grande capacità, una grande voglia, incommensurabile voglia e capacità di amare, eh? Un grande, grande amore. Questa carta è la tua guarigione della terra. Interessante poi, come se ti collegano le carte. Abbiamo qui lo sciamano, no? Qui abbiamo lo sciamano ancestrale, la carta numero uno, non lo dimentichiamo. Qui c'è proprio la voglia di modificare la realtà, o attraverso i pensieri, o attraverso le abilità, quello che si fa, o attraverso quello che si dice.
Qui c'è una grande potenzialità, qua c'è proprio la voglia di iniziare da capo. Guardate come si sono richiamate le carte. Come sta questa persona? Questa persona vuole ricominciare da capo. È un punto della sua vita dove vuole ricominciare da capo. Perché vuole ricominciare da capo? Perché sente dentro di sé scoppiargli o scoppiarle l'amore. Perché ha tanto, tanto, tanto amore da mettere in campo. L'amore lo sta o la sta autoguarendo. Ha chiuso un ciclo della sua vita e sa che è terminato quel ciclo e per questo è disposto, anzi è proprio nella fase di aprire un altro ciclo. Ecco come sta questa persona. Non sta male assolutamente. Questa persona, se dovessimo guardarla in un altro modo, questa persona è assolutamente innamorata e pronta a ricominciare da capo nella sua vita. Però prendete per buono quello che vi ho detto fino ad ora, perché queste carte danno dei messaggi che sono fantastici. Questa era la prima stesa, l'ametista. Se vi è piaciuta mettete un like, se vi siete ritrovati scrivetelo nei commenti come al solito e se volete iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella. Allora, ci sono energie strane questo pomeriggio. Allora, quarzo citrino. Come sta questa persona? Guardate questo bambino che corre sopra questo serpente. Serpente che ha gli occhi quasi di un drago, non si capisce se è un serpente o se è un drago, no? Guardate com'è. È tanta voglia di correre, di andare avanti, di muoversi. A costo di salire sul drago, di salire su questo serpente, più un serpente perché come vedete c'è la lingua, proprio gli occhi di serpente, ma guardate quanto è enorme. Qui c'è la voglia di muoversi sfidando tutto. Qui c'è proprio la sfida. Adesso ne andiamo a riparlare. Il 6 di tamburi, bellissima questa carta. Guardate, qui suonano tutti. Questa è la carta del suono. Qui suonano tutti. Qui c'è una grande armonia interiore, eh? Una grande armonia interiore, una grande voglia di comunicare anche. C'è proprio la banda, vedete? Qua ci sono amicizie, questa è la carta dell'amicizia, dei sentimenti, ma anche una grande, grandissima voglia di comunicare attraverso la musica in questo caso, ma attraverso qualsiasi modo. Si possa comunicare in ogni caso. C'è una più che voglia, sì, è anche voglia di comunicare, voglia di esternare, ecco, quello che sento io, voglia di esternare i propri sentimenti. Quindi come sta questa persona? Ora andiamo a vedere. Sicuramente è una persona in movimento anche questa. Questa è una carta molto particolare, molto. La punizione intesa come legge karmica, legge di sopra di quella umana, eh? Però c'è anche in questa punizione, in questo equilibrio karmico, c'è anche tanto bisogno di armonizzazione, di regolazione. Ok? Quindi è una carta che in ogni caso, nonostante effettivamente l'apparenza un po' anche il nome, la punizione, è una carta che ci porta a una grande armonizzazione, che richiede una grande armonizzazione e un grande equilibrio interiori. Quindi come sta questa persona? Guardate che questa persona ha voglia di muoversi, assolutamente ha voglia di muoversi, ma ha voglia di muoversi verso in maniera troppo diretta, ecco, troppo passionale, non proprio passionale, proprio in maniera diretta. Non ha paura di quello che va a incontrare. Guardate, tanto che galoppa sopra, si muove sopra un serpente. È capace anche di muoversi
È anche capace di venire per litigare questa persona, c'è poco da fare. Ma più che altro per chiarire, ecco, quello che mi arriva è che questa persona è disposta a tutto pur di venire a chiarire. D'altronde qua c'è una grande bisogno di armonia, qua c'è un bisogno di comunicare con qualsiasi mezzo, anche quello musicale, no? E qui c'è un gran bisogno di armonizzazione, armonia, armonia. Qua c'è un bisogno di armonizzazione e regolarizzazione. Quello che mi arriva è che sicuramente qui c'è una persona che in qualsiasi modo vuole arrivare, vuole comunicare, vuole rimettere a posto le cose, vuole rimettere in equilibrio le situazioni e le cose. Ecco come sta. Sente forte l'impellenza di muoversi in qualsiasi modo, per scontrarsi forse anche, ma perché questo scontro serve per rimettere in equilibrio le cose. Secondo una legge karmica particolare. Questo era il quarzo citrino. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivete nei commenti, se volete iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e sarete sempre avvisati dei prossimi video. Sta diventando buio, mi devo anche sbrigare. La giada verde. Come sta questa persona? Anche qua, una persona molto passionale. Qua c'è una persona comunque, se fate caso, è tradizionale, eh? Qua c'è un uomo, una donna che ama molto le tradizioni, che ama la vita familiare. Qua ci sono più fazioni, quindi in ogni caso cerca sempre l'equilibrio. È una persona comunque, guardate, sopra il coccodrillo, sopra questa pelle molto dura, molto ruvida, che per certi versi, ma anche dalla faccia si vede, se riuscite, ha anche una scarsissima sensibilità. Quindi non è, diciamo, la persona emotiva per eccellenza, eh? Qui c'è una persona che è molto attaccata alle sue tradizioni, alla sua famiglia, e che ha molta poca sensibilità per l'esterno. Come sta questa persona? L'albero del cosmo. Questa persona è in atto di fare cambiamenti veramente drastici. Questa è la carta che corrisponde alla torre. Guardate, questo è l'albero. Quest'albero rappresenta l'asse su cui si muove l'intero universo. Qui c'è una grande comunicazione con l'alto, se vedete, no? Col cielo. Qui c'è una grande comunicazione col cielo, anche se ci sono radici molto, molto, che affondano molto, molto nella terra. Però se fate caso, è dall'alto che si dipende. Questi rami ci portano verso l'alto. Qui ci sono cambiamenti, e sono cambiamenti abbastanza drastici, importanti, improvvisi, dovuti a quello che è non chiamiamo destino, ma un desiderio, come possiamo dire, a un percorso. Facciamo così, a un percorso che doveva essere, ok? Perché è l'alto che decide di questo improvviso cambiamento. L'ultima carta, che è la numero 18, che è molto molto particolare questa carta. Se vedete, c'è questa persona seduta sulla riva vede come delle nubi. Ora effettivamente non si vede più nulla. Vediamo se riusciamo a darci un po' di luce. Se non mi brucio io. Ok. Allora. Vedete le cose strane che sto facendo stasera? Eccola qua. Qua c'è un uomo,
un uomo seduto che vede tutta una serie di ombre. Vedete? È come se sognasse questa persona. Questa persona sta sognando, questa persona non sa se è preda di illusione. Ha queste visioni, forse anche ha paura di queste visioni per certi versi, eh? Questo è il mondo di sogni. E questi sogni sono molto ambigui, non sa se effettivamente sono sogni che si... Cioè non riesce a capire se sono solo sogni, se sono visioni o se sono in qualche modo sogni, se possono essere, far parte del reale. Come sta quindi questa persona? Questa persona è molto attaccata a quelle che sono la sua famiglia, le sue tradizioni, però credo proprio per un'ineluttabilità. È per una messa in moto dell'alto, per in qualche modo, non parlo di lezione karmica perché non abbiamo letto carte di lezione karmica, ma in qualche modo per una persona che è così statica, il cambiamento improvviso è sicuramente qualcosa veramente è proprio una lezione. D'altronde c'è qui il cielo, no? C'è sempre il karma legato a questa carta del cambiamento improvviso. Quindi una persona che è così statica si troverà a un certo punto invece a modificare improvvisamente la sua vita. Solo che in questo momento è nella fase di dire: ma lo faccio, non lo faccio, è un'illusione quella a cui sto pensando, mi sto attaccando a un sogno. Ecco come sta questa persona, assolutamente indecisa, ha molta paura di questo cambiamento improvviso che si rende conto che comunque è ineluttabile. Ok, questa era la stesa della Giada. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati scrivete nei commenti, io qui sto soffocando, prima o poi brucerò anche, per cui per questa sera vi saluto, alla prossima, bye bye.